grazie a tutti quanti naturalmente di questa partecipazione ricca, ampia, di queste presenze che mi sembrano anche eloquenti in se stesse. Ringrazio, consentitemelo, intanto i protagonisti di questi progetti che hanno partecipato con noi ai progetti che dirò, e quindi oltre all'organizzazione di CIMDAS presenti, la dirigente provinciale scolastica, che ringrazio particolarmente per il suo coinvolgimento continuo nei nostri progetti, per il presidente della Camera di Commercio, i presidenti o i rappresentanti comunque degli ordini professionali della città, e il nostro gruppo di studiosi di storia cittadina che, come vedremo, ha con noi organizzato questo progetto. Ringrazio anche le rappresentanze della Guardia di Finanza che con noi partecipa al progetto stesso. Ringrazio per ultimi, ma non per ultimi sicuramente, scuole ed associazioni che come sempre costituiscono il nucleo forte del progetto Civitas. Che cosa è Civitas? Lo sapete già, l'abbiamo sperimentato negli anni scorsi. Civitas mira, lo sapete, ad alcuni obiettivi: l'apertura del Palazzo di Giustizia ai cittadini, l'umanizzazione della giustizia e il senso del servizio al cittadino. Abbiamo voluto con Civitas coinvolgere tutti quei soggetti che lavorano con noi per progetti di legalità, ma abbiamo intanto voluto dare il senso di una giustizia appunto di servizio alla città e al cittadino. Negli anni passati questo progetto si è sviluppato in vari momenti. I primi anni si è realizzato in una sola giornata, in cui abbiamo, come sapete, ricevuto le scuole, le associazioni, i cittadini nelle aule di giustizia. Abbiamo raggruppato per aule tematiche le associazioni che hanno poi potuto, le forze dell'ordine, naturalmente le altre istituzioni per conto loro, in modo che ciascuno ha potuto dare il senso di come intende rendere servizio alla città. Questo iniziale progetto si è poi articolato diversamente negli anni successivi, perché si è sviluppato in più giornate, un vero e proprio progetto su tematico, con diversi incontri appunto su singoli profili di legalità, che ha coinvolto le associazioni e poi in ultimo, negli ultimi anni, ha coinvolto proficuamente le scuole. Quest'anno abbiamo fatto un passo ulteriore, coinvolgendo in questo nostro progetto anche gli ordini professionali, la Camera di Commercio e, come dicevo, gli studiosi della nostra storia. Dividiamo i due momenti. Da una parte, per quanto riguarda la Camera di Commercio e gli ordini professionali, siamo partiti dall'idea che la città va coinvolta totalmente, in fasce sempre più ampie, sui progetti di impegno civico, di legalità e di affermazione dei diritti di tutti. E allora, in vari incontri, gli ordini professionali metropolitani si sono confrontati con noi e tra loro per realizzare ciascuno un progetto, meglio per gruppi, dei progetti appunto che andassero in questo senso. Sono stati così, sono venuti fuori, adesso vi illustrerò in dettaglio varie proposte che appunto faranno discutere i cittadini, le associazioni, le scuole, tutti, con tutti, su questi obiettivi di cosa significhi oggi essere civis, che tipo di impegno di legalità si può mettere, e che coinvolgeranno stavolta anche alcuni soggetti territoriali e non pubblici.
secondo momento di questo nuovo progetto, abbiamo detto, riguarda la storia, la nostra storia. Anche qui c'è una riflessione a monte. Abbiamo sempre detto che non siamo all'altezza della nostra storia e che quindi diciamo sempre la storia regina è stata una storia luminosa, oggi purtroppo vediamo quante carenze presenta la nostra società. Allora abbiamo pensato, perché non recuperare quei momenti della nostra storia, quei personaggi storici, eventuali atti che si sono succeduti nel tempo, in modo da poter poi offrire alla riflessione di tutti tutto questo materiale. E gli incontri che abbiamo avuto con gli studiosi della nostra storia hanno appunto mirato ad enucleare personaggi, eventi, singoli eventi, atti eventuali e quant'altro potesse servire a una riflessione di questo tipo. Tutto il lavoro che in questi mesi si è fatto è prodromico, come vedrete anche, ad una riflessione di tutti, perché ancora una volta vogliamo coinvolgere le associazioni e le scuole che, come sempre, ripeto, sono il nucleo forte e indefettibile di Civitas, ma non soltanto loro. Vorremmo coinvolgere la cittadinanza sulle riflessioni, su queste riflessioni tematiche, che non vogliono essere e non potrebbero essere naturalmente fini a se stesse, anche perché i progetti sono per lo più strutturati nel tempo, ma vogliono essere occasione di una prolungata, protratta riflessione sul senso di cittadinanza. Allora, detto questo, adesso io passo all'illustrazione dei progetti in breve, naturalmente fermo restando che poi chi li ha messi in campo questi progetti potrà intervenire e dare ulteriori dettagli. Io cerco di riassumerli partendo da quelli che sono stati elaborati dall'ordine degli architetti, degli ingegneri e dei geometri, e che si sviluppano in tre momenti. Uno è quello più vicino, diciamo, nel tempo, perché è già partito, grazie alla nostra dirigente provinciale scolastica, è già partito tra le ultime due classi delle scuole superiori, cioè quarte e quinte superiori, un concorso di idee che abbiamo intitolato La città che vorrei. Si parte dall'idea che tutti devono essere coinvolti, sentirsi cittadini propositivi, tutti devono essere coinvolti in progetti positivi che riguardino la città. E allora, grazie appunto agli architetti, ai geometri, agli ingegneri, ringrazio particolarmente l'ordine degli architetti che è stato promotore di questo motore, diciamo, principale di questa proposta, questo concorso La città che vorrei invita gli studenti, le ultime due classi delle scuole superiori, a dare dei contributi, a fare delle proposte sulla idea di città. È un concorso che abbiamo indetto, che poi premierà i primi selezionati. È un concorso in cui ogni studente potrà individualmente dire la propria, fare la propria proposta su pezzi di città, su come organizzare la città, su come ritiene che debba essere organizzata la città, su pezzi parti del territorio cittadino. Mira appunto, come dire, a dare un concetto utile e legale del territorio stesso. Ripeto, poi i singoli progetti verranno meglio precisati in dettaglio eventualmente dagli ordini che mi hanno elaborati.
sempre con l'ordine degli architetti, si è pensato di organizzare altri due istituti. Il primo sulla gestione dell'Urban Center, gli spazi della partecipazione attiva, che coinvolgerà anche i soggetti pubblici, quindi gli enti territoriali del nostro distretto che possano essere interessati a questo, e il secondo, un dibattito pubblico per la governance e lo sviluppo locale, che anche questo coinvolgerà, speriamo, non soltanto singoli clienti, ma anche i cittadini su tematiche di legalità e di impegno civile. Un altro progetto è stato, ve li sto illustrando per come mi vengono qui adesso mano a mano in questa carpetta, è quello elaborato dalla Camera di Commercio. La Camera di Commercio ha elaborato questo progetto che vede coinvolti anche l'Ordine degli Agronomi, la Guardia di Finanza, l'Ordine degli Avvocati. L'Ordine degli Avvocati, che ringrazio particolarmente, perché è parte di tutti i progetti, e non potrebbe non esserlo, visto naturalmente anche il ruolo che esercita come dire, questi programmi, che poi sono programmi di giustizia e non sono collaboratori dell'esercizio, non collaboratori di giustizia, ma collaboratori nell'esercizio della giustizia. Allora, questo secondo progetto elaborato da questi organi che vi ho detto si svilupperà in vari momenti tematici di riflessione. Uno sarà la lotta alla contraffazione sotto i vari profili della contraffazione stessa, e lo svilupperà la Guardia di Finanza. Poi ci sarà quello più specifico del settore agroalimentare, che verrà sviluppato dagli ordini della vendita, dagli ordini degli agronomi. Poi ci sarà la tematica generale della lotta alla contraffazione e la tutela delle proprietà industriali sotto il profilo dei marchi, dei brevetti, e di quant'altro, sviluppato dall'Ordine degli Avvocati, e la Camera di Commercio svilupperà il tema della regolazione del mercato, il ruolo della Camera di Commercio per la sicurezza dei prodotti e la tutela dei consumatori, eccetera, tutte tematiche in cui, ripeto, nessuno pensa di fare delle lezioni ad altri, ma si vorrebbe che tutti i cittadini per primi fossero protagonisti del dibattito su queste tematiche. L'ultimo progetto, che è quello dei commerci, elaborato dai commercialisti, e a questo progetto concorrono anche gli avvocati, gli agronomi, i consulenti del lavoro, la Camera di Commercio e la Confagricoltura, si parlerà, anche questo progetto viene distinto in due momenti, un momento di riflessione e un momento molto più operativo di raccolta di informazioni e di dati sul territorio. Per quanto riguarda il primo, partendo da un'idea di cultura della legalità, si vuole evidenziare quanto sia vantaggioso servirsi della legge, degli strumenti apprestati dalla legge, ai fini appunto della regolarità contributiva e della sicurezza sui luoghi del lavoro, delle prescrizioni ambientali, della conduzione regolare per immobili, dell'accesso ai fondi pubblici. A questo primo momento di riflessione seguirà poi un vero e proprio test che sarà somministrato da un osservatorio che si costituirà un osservatorio anti-racket e anti-usura, in cui si cercherà di fare attraverso un questionario il punto su appunto questi fenomeni di racket e di usura che colpiscono, come sappiamo, così largamente, ma in maniera anche spesso sommersa e silente, la nostra città. Questi sono, come vedete, tre progetti, tutti elaborati secondo la logica Civitas.
la logica di Civitas che, come dicevo, vuole da un canto che i progetti siano autogestiti, secondo che siano strutturati in modo da assicurare questo scambio di esperienze intercategoriali, questa sinergia tra varie categorie che operano in questo senso. Tutti hanno l'intenzione appunto dare al cittadino, di rendere partecipe il cittadino, il protagonista il cittadino, e non soltanto dico le scuole, ma cittadini, associazioni, scuole, cittadini, tutti assieme su questo tipo di riflessione. Poi c'è il progetto degli storici, che riguarda un po' tutti, riguarda ancora una volta un intervento che svilupperemo in più momenti. Questo progetto degli storici è in corso di elaborazione da parte delle associazioni che ci stanno riflettendo, prevede quattro momenti particolari che saranno curati dai nostri studiosi di storia che vedete presenti qui, anche mi auguro che anche qualcuno di loro poi magari parlerà per tutti e darà delle indicazioni ancora più dettagliate, che riguarderanno appunto l'individuazione di eventi particolari della nostra terra, che riguarderanno l'individuazione di personaggi della nostra città, riguarderà, ecco, questo progetto, devo dire, che coinvolge anche il FAI, che è presente qui con le sue massime rappresentanze locali, ringrazio l'architetto della sua presenza, e che si svilupperà in vari luoghi della città per aprire su queste questioni appunto un momento di dibattito tra la gente. Come vedete, i progetti sono molto articolati, non si esauriscono mai in un singolo atto, in una singola giornata, sono tutti progetti che verranno sviluppati in più momenti e in un arco ampio di tempo. L'auspicio, qua io mi rivolgo ai mezzi di informazione, perché è loro il compito poi di appunto informare la città su questo. I nostri destinatari sono i cittadini. Noi vorremmo che la cittadinanza prendesse finalmente atto che non può restare ai margini di progetti di legalità della nostra terra. Tutti, ma proprio tutti, diciamo più volte che la repressione penale è assolutamente indispensabile, ma non è sufficiente a far crescere, a far progredire la città, ma deve essere integrata dal contributo positivo di tutti. Più volte, io ripeto sempre un concetto, un'immagine che mi piace molto: il momento penale toglie la gramigna dal terreno, è un momento in cui il terreno deve essere dissodato e pulito, poi bisogna piantare i semi. I semi sono fatti di riflessione sulle tematiche dei diritti di tutti, della legalità e dei diritti di tutti. Quanto più ampio è questo orto, quanto più ampio è questo seminato, tanto migliore sarà la resa di giustizia e di legalità. E tanto più elevata sarà la qualità della nostra vita, perché non dobbiamo mai dimenticare che riflettere e operare per la legalità eleva la qualità della vita di tutti. Quello che purtroppo differenzia ancora la nostra città da altre è proprio questa pratica e questa consapevolezza di legalità di tutti.
questo senso comune di appartenenza ad una legalità che cresce attraverso il diritto. Ecco, io mi fermo qui, auspico che anche alcuni vorranno intervenire, cominciando dalla dirigente provinciale, si accomodi, dottoressa, e ripeto, ringrazio perché è arrivata da pochissimo in città, ma da subito ci ha dato una mano, è stata sposato il progetto del Civitas Sicche. La dottoressa Pasqualina Zappini. Buongiorno a tutti, grazie dottore Gelatis per avermi coinvolta in questa iniziativa e in questo percorso, che non potevo fare a meno di sposare l'idea, perché le scuole hanno bisogno anche di un input. È vero che nella scuola già si fanno dei progetti e concorsi ce ne sono tanti, ma proprio tantissimi che provengono tutte le parti, però qualcosa veramente costruito su misura per i ragazzi del nostro territorio era davvero necessario. Per cui non potevo non accogliere questa l'idea di questa serie di concorsi, perché poi tra l'altro c'è tutto un progetto fatto davvero di tanti segmenti messi tutti insieme, ma che alla fine sono un unico percorso che danno ai nostri ragazzi la possibilità di esprimersi. Anche a noi serve conoscere qual è l'idea dei nostri ragazzi e cosa ne pensano del nostro territorio, come vorrebbero migliorarlo. Infatti già il concorso La città che vorrei è uno spaccato di storia, di cultura, di arte, di territorio e di urbanistica del territorio, cioè di un'idea globale del nostro territorio, perché purtroppo i nostri ragazzi vivono in un mondo oggi che è per alcuni versi anche surreale. Trascorrono molto tempo sui social, la loro comunicazione è virtuale, manca il rapporto con la realtà. Allora anche questi momenti, questi percorsi servono a riportarli un po' nel reale, nel vissuto, a fargli far comprendere ai ragazzi che anche loro sono portatori di idee e di conoscenza. Per cui cioè, a noi viene sicuramente un'idea elaborata dai ragazzi, quello è il ritorno anche per comprendere questi giovani che spesso navigano nel disorientamento totale, non è poi questa la grande maggioranza, però non possiamo negare che la realtà di oggi passa attraverso una comunicazione che è fatta di social, di chat, di estemporaneità, e manca il rapporto, il valore, manca il rapporto interpersonale, mancano quei valori poi che si trasmettono proprio attraverso i rapporti interpersonali. Allora, la mia lettura è quella di una riconduzione e ricostruzione del reale attraverso la guida delle istituzioni, delle autorità, della scuola, delle agenzie formative, perché qui sono coinvolte, il dottore Gerardi si è riuscito a coinvolgere egregiamente, brillantemente tutto il territorio in tutti i suoi aspetti, per dare una prospettiva ampia al territorio di crescere, coinvolgendo proprio la parte più genuina del territorio, che è stata fatta dei ragazzi. Allora, da parte della scuola non poteva che applaudire a questa iniziativa e anche contribuire per quel che è possibile dalla veste istituzionale e anche personale, perché l'idea è sicuramente, cioè anche non solo come dirigente di un ambito territoriale così ampio e complesso qual è la provincia di Reggio Calabria, ma anche come cittadino non posso che dire, cioè, che questa è un'iniziativa che sicuramente adesso siamo all'inizio, ma man mano che si coinvolgeranno i ragazzi io ritengo che molte cose si possano fare, anche perché non è semplice coinvolgere un
percorso, i ragazzi, lo dico da tecnico, c'è spesso mentre una volta il concorso letterario, il concorso di poesia, il concorso, insomma, che aveva la carta scritta come strumento di comunicazione, era il concorso per eccellenza. Oggi purtroppo queste forme di coinvolgimento sono sempre meno attuali e quindi hanno bisogno di essere rivisitati, perché purtroppo, devo dirlo, nella scuola non è facile coinvolgere i ragazzi in queste attività, per cui l'essere già riusciti a coinvolgere gli operatori del territorio in tutti i loro aspetti sicuramente è un grande passo avanti, e sono certa che e sarà attraverso ognuno di noi che potrà essere veicolata questa nuova forma di conoscenza, perché poi è questo, perché alla fine i ragazzi saranno portati a approfondire, saranno portati a conoscere, saranno portati a esprimere quello che è il loro punto di vista, che per noi è anche molto importante, perché cioè, tutto quello che si fa per i ragazzi deve essere costruito su misura. Capisco che costruito su misura in questo momento significa tutto social, tutto social network, però qualcosa di tradizionale, qualcosa che riesca a unire sia la comunicazione, sincrona con la comunicazione asincrona, allora riusciamo veramente forse a innovare anche le nuove forme di comunicazione per renderla proprio efficace. Questo è quello che io mi aspetto e mi auguro, e sono certa che insieme si farà squadra e si riuscirà. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, complimenti veramente per l'iniziativa che ha avuto modo in questi mesi di condividere dei percorsi che oggi hanno portato ovviamente alla presentazione di questi percorsi, e lei ha avuto il compito di coadiuvare questi lavori e di mettere insieme insomma gli ordini, la Camera di Commercio, l'ente scuola, la Guardia di Finanza, quindi ecco un applauso a lei perché è riuscito a portare avanti e a realizzare quello che oggi ha detto. Come Camera di Commercio abbiamo pensato il progetto che si fonda sulla contraffazione, una contraffazione che oggi nel Paese Italia è un tema che deve veramente far riflettere. Oggi la contraffazione in Italia porta circa 7 miliardi di valore di beni contraffatti, una perdita di 100.000 posti di lavoro e un'evasione fiscale di circa 2 miliardi, quindi ecco, sono dei numeri che veramente fanno rabbrividire. Questo seminario che lei prima ha annunciato, la Camera insieme agli ordini, insieme alla Guardia di Finanza vuole portare veramente a conoscenza del cittadino, come lei ben diceva, tutti questi pericoli della contraffazione, ma soprattutto perché? Soprattutto a tutela sia del consumatore, ma soprattutto a tutela anche delle nostre aziende. Quindi attraverso questi seminari, anche il compito che noi ci poniamo ad affrontare è quello di tutelare le nostre aziende, tutelare i posti di lavoro, quindi far comprendere al consumatore finale, al cittadino, che oggi consumare vero è indispensabile per la nostra economia, è indispensabile per la lotta quindi alla contraffazione e per lo sviluppo del Made in Italy. Questo lo dobbiamo alle nostre aziende, lo dobbiamo ovviamente al territorio. Il seminario quindi comprenderà l'intervento della Guardia di Finanza sulla lotta alla contraffazione. Ovviamente la Guardia di Finanza giornalmente, quotidianamente vive questo problema.
città metropolitana, purtroppo ci sono delle c'è da veramente una lotta da portare avanti non indifferente. Insieme all'Ordine degli Agronomi abbiamo pensato, ovviamente il loro intervento sarà quello sul settore agroalimentare, quindi le caratteristiche della contraffazione e della sofisticazione interna agroalimentare, con gli ordini degli avvocati la lotta alla contraffazione e la tutela della proprietà industriale, i marchi, i brevetti e così via, e poi la Camera di Commercio che si interesserà di quello che anche quotidianamente affrontiamo in Camera. Spesso sono degli argomenti che non si conoscono, però la Camera, oltre al registro imprese, oltre alla promozione del territorio, si occupa anche di contraffazione, quindi sulla sicurezza dei prodotti alimentari e tutela dei consumatori, sull'etichettatura nel settore moda, quindi sia nel tessile che nelle calzature, la marcatura c'è, quindi tutto il settore dei giocattoli, il settore dei materiali elettrici, e poi un altro argomento che ci occupiamo in Camera è quella della metrologia legale, e quindi tutta la verifica degli strumenti di bilancia, di bilance, di distributori di carburante e così via. Quindi abbiamo scelto un po' questi temi, che sono comunque dei temi attuali che veramente possono, come dicevo prima, rendere un consumatore consapevole e dare una mano per lo sviluppo del made in Italy e delle nostre aziende. Grazie. Grazie. Quello che è emerso da questi due interventi, che ringrazio particolarmente, è l'impegno di Civitas e di tutti quanti noi. E mi piace dire, Civitas non sono io, naturalmente, Civitas è intanto un'organizzazione che è qui tutta presente, che elabora le proposte, e poi Civitas siamo tutti, nel senso che tutti quanti davvero concorriamo all'elaborazione e alla riuscita dei programmi. La seconda cosa che mi veniva adesso da dire, su, proprio per la riflessione del Presidente della Camera di Commercio, è l'attualità delle tematiche, cioè sono tematiche strettamente collegate al nostro territorio, non avulse dalla nostra realtà. Non parleremo in astratto, non ci interessa fare come dire, seminari, lezioni ed altro in astratto. Parleremo di problemi concreti che la nostra società presenta, cercando di elaborare le migliori soluzioni possibili, proposte possibili, ma sempre partendo dalle tematiche, dalle problematiche, dalle criticità della nostra terra. Grazie. Il Presidente dell'Ordine degli Architetti, che credo che illustrerà il suo progetto. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, anche se Civitas non è lei, però si è reincarnato nella sua persona, dobbiamo dire. Io la ringrazio personalmente perché a nome di tutti gli ordini professionali che hanno partecipato a questo progetto, ordini architetti, ingegneri, geometri, per l'opportunità che ci ha offerto. La ringrazio anche con l'occasione per l'invito che ci ha dato per la relazione anno giudiziario, è stato molto importante e molto toccante anche dal punto di vista proprio emotivo. Noi come ordine di architetto abbiamo, insieme agli ingegneri e geometri, abbiamo voluto proporre tre declinazioni del nostro progetto sulla partecipazione, diciamo, civile, ovviamente ritagliando un po' sulle nostre prerogative, e quindi abbiamo cercato di proporre le scuole, l'ha detto prima la dottoressa in maniera mi ha un attimo preceduto, perché volevamo appunto scardinare un po' questo modo di la crescita dei nostri figli, che è molto ormai estranea al contesto, diciamo, quasi sociale, perché si estranea, diciamo, attraverso i social e tutto il resto. Volevamo ritornare un attimino indietro, creando praticamente quella forma descrittiva, quella forma, diciamo, propositiva, facendo anche un semplice disegno, una semplice proposta per come loro vogliono intendere la nostra città. L'altro momento importante che abbiamo voluto proporre è soprattutto la partecipazione delle forze sociali, culturali che ci stanno nel nostro territorio all'interno dell'Urban Center. Noi davvero abbiamo già iniziato questo processo, Presidente.
iniziative, per esempio il progetto di Podano, dove eravamo tutti presenti come ordine degli architetti, proposto dalla città metropolitana, che ci ha visto impegnati nel proporre alcune soluzioni verso, non so se è conosciuto questo progetto, coinvolgendo tutti i nostri iscritti, abbiamo ricevuto molte proposte e poi le abbiamo veicolate praticamente all'amministrazione. Speriamo che ne faccia insomma tesoro e buon uso. Per quanto riguarda l'evento del 18 maggio, dove abbiamo previsto appunto una partecipazione più ampia degli ordini, mi sono permesso, attraverso anche l'interlocuzione col Comitato, di invitare tutti i presidenti degli ordini degli architetti delle città metropolitane d'Italia. E hanno già aderito con il patrocinio anche del Consiglio Nazionale degli Architetti, anche con gli ingegneri e con i geometri, perché abbiamo pensato in maniera autonoma di esportare questo modello anche un po' fuori dal nostro territorio, cioè far conoscere questa realtà nostra cittadina, che come dice Lanzina nell'ultimo articolo che ha pubblicato sul Messaggero, una bellissima città che va, non so se l'avete letto, questo è un bellissimo articolo finalmente. Un altro momento ancora caratterizzante sarà il 25 di maggio, dove usciremo proprio con la proposta, diciamo, importante che noi, a cui noi crediamo moltissimo, cioè il dibattito pubblico, che ovviamente si coniuga molto nelle opere pubbliche che il territorio dovrà programmare, ricevere e realizzare. Lo abbiamo mutuato un po' sia dal codice degli appalti sia dal dibattito pubblico francese, dove veramente c'è una grande presenza delle forze sociali, culturali del territorio, ma non per decidere quale opera pubblica bisogna fare, ma per dare un contributo nell'ambito della ricaduta sociale che può avere un'opera pubblica. Noi per esempio abbiamo una piccola polemica aperta sul fatto che è stato cancellato il waterfront dal punto di vista dell'idea progettuale, cioè a prescindere da chi l'ha realizzata pure mai. Però qualcosa di così impattante non può essere prima progettata anche da uno dei più grandi architetti del mondo, oggi purtroppo morto, ma che potrebbe essere invece un punto di partenza, perché potrebbe dare un riflesso internazionale. Noi pensiamo che quando si fanno queste scelte, i sindaci pro tempore non possono praticamente cancellare in maniera simultanea qualcosa di così importante. Poi si può discutere se è giusto o sbagliato, se è bello o brutto, però è questo il dibattito che dovremmo aprire noi. L'altro punto che volevo così sottolineare era proprio la partecipazione. Io ero un po' scettico quando ho fatto la mia partecipazione al comitato, perché avevo ridato un po' il percorso fatto dal presidente Rachetto D'Estefano, che ringrazio perché praticamente ha fatto quasi tutto lei il progetto ideato, però sono subito ricaduto immediatamente perché avevo avuto la fortuna di conoscere persone molto preparate e molto soprattutto predisposte al volontariato, che è la parte più importante del nostro mandato, perché nessuno ci paga, nessuno ci ringrazia mai per tutte le scelte che facciamo ed è un grande sacrificio per tutti. Quindi grazie tante e buon lavoro a tutti quanti. Grazie. Questo mi permette di sottolineare come Civitas è assolutamente, si basa appunto sulla gratuità e sul volontariato. Fa di questo dei valori imprescindibili e coinvolge proprio soggetti che si prestano assolutamente a questo. Ringrazio quindi il presidente dell'Ordine degli Architetti. Come vedete, sottolineo, mi piace segnalare questo aspetto. Qui ognuno ci mette del proprio, tutti però assieme ci impegneremo tutti assieme, faremo rete tutti assieme per questi impegni di legalità che ognuno propone nel proprio specifico. Lo specifico diventa poi patrimonio al servizio di tutti quanti gli altri. Che adesso chiedo di intervenire il presidente dell'Ordine dei Commercialisti, il dottor Poeta, per illustrare l'altro progetto che vi ho dimostrato i protagonisti, proprio assieme io al dottore. Mi chiamo Luca Rivoli. Grazie Presidente, ovvio che circa un anno e mezzo fa, Presidente, noi abbiamo iniziato il nostro percorso di collaborazione, quindi percorso di condivisione professionale.
mi permetto di fare una citazione. La bellezza è un qualcosa di interiore che soavemente colpisce gli uomini. Non posso ovviamente non condividere in questo momento questa citazione con voi, perché è veramente una cosa bella ciò che si sta facendo, ciò che il progetto Civita. Ovviamente io ho conosciuto tutte le professionalità che stanno dietro il progetto Civita, devo dire veramente alacremente e quotidianamente, con uno spirito di cui il Presidente diceva prima, cioè lo spirito di servizio, si sono ovviamente prestati a questa idea di condivisione, etica e di trasferimento al mondo esterno di questi principi che stanno alla base. Vedere assieme tutte le categorie professionali è veramente una cosa bella, ecco perché della citazione. I professionisti stanno al centro tra le istituzioni e i cittadini, ognuno per la propria capacità professionale, per la propria attitudine ovviamente a contatto con i cittadini, e se questo è ovvio che non si poteva prescindere. Altra cosa bella, Presidente, che ovviamente oggi apprendo molto piacere, è il coinvolgimento degli storici, e ovviamente la storia non la si vede, è proprio la chicca a questo progetto, e per questo la ringrazio particolarmente. Noi abbiamo dato il nostro contributo, e nel dare il nostro contributo mi è fatto piacere condividere con tutti i colleghi professionisti, quindi con le varie categorie professionali, anche momenti della quotidianità. Questo è anche un altro aspetto bello, Presidente, per il quale io la ringrazio, perché sembrano delle cose così che passano inosservate, ma sono le cose semplici che poi caratterizzano la vita, secondo me. E quindi questa iniziativa anche per invitare i colleghi di tutte le categorie professionali a continuare questa collaborazione, e continuiamo la collaborazione essendo da supporto culturale alle istituzioni. All'interno del nostro ordine noi abbiamo creato dei gruppi di lavoro. Ovviamente stamattina ne parlavo con la Presidente Gioffre, e saper delegare, saper coinvolgere. Ti invito al tavolo, perché è co-protagonista del progetto, e quindi invito anche lei al tavolo, proprio perché anche loro sono protagonisti di questo progetto. Quindi... Dicevo, saper delegare e coinvolgere i colleghi, coinvolgere coloro i quali che con spirito di servizio rinunciano quotidianamente a parte della loro attività quotidiana, scusate il bisticcio, ma è fondamentale, perché bisogna dirlo questo. Motivo della presenza del collega Ligoli, a quale ho delegato questa attività, ovviamente in sinergia ci siamo costantemente sentiti, abbiamo condiviso i vari momenti, e proprio per questo, per dare il giusto valore al contributo che all'interno della mia categoria professionale diamo a ognuno di noi, io gradirei che questo progetto, parte di esso,
fosse anche, diciamo, esposto dal collega Nicola. Non prima di aver passato la parola al presidente Giuffrelli. Io intanto ringraziare Civitas e ringraziare il presidente Gerardis per questa opportunità, perché questa la ritengo un'opportunità per la comunità intera. Ringrazio perché intanto il presidente ci ha dato lui ha tanta voglia di fare, e questa voglia di fare la comunica nelle varie riunioni in cui ci siamo incontrati. È importante, questi sono progetti importanti, perché la comunità richiede questo, richiede legalità. Adesso è arrivato il momento di contribuire anche noi a tutto questo, è arrivato il momento in cui anche gli ordini siano partecipi e siano parte fattiva di questo aspetto, anche perché noi siamo dei professionisti e noi non possiamo lavorare in un momento in cui, nel momento in cui non ci sia legalità all'interno della comunità. Questo quindi deve essere importante per le parti, deve essere importante per la comunità e deve essere importante per i professionisti. Siamo stati interessati in due progetti, uno è stato illustrato dal presidente della Camera di Commercio ed è quello relativo alle sofisticazioni. Certamente noi, la nostra parte, è pertinente gli aspetti agroalimentari, il settore agroalimentare, ed è già stato illustrato dal presidente della Camera di Commercio. L'altro progetto invece in cui noi siamo stati interessati è quello che illustrerà tra poco l'architetto, ed è un progetto che riguarda invece il settore più relativo alle aziende e quindi alla legalità delle imprese. Abbiamo pensato di rivolgerlo soprattutto agli imprenditori e anche a una buona fetta che è quella che riguarda l'imprenditoria giovanile, perché adesso è un momento di risveglio per la nostra città, è un momento di risveglio nel nostro settore, che è il settore agricolo e quindi dell'agricoltura e delle trasformazioni agroalimentari. È un momento in cui anche i giovani, e quando parlo di giovani certamente parlo di una larga fetta di fascia di età, è un momento in cui appunto i giovani sono particolarmente interessati a tutte le novità che ci sono nel settore. È chiaro che iniziare attività nel settore dell'imprenditoria giovanile è pensare di non percorrere strade di legalità è impensabile. Per cui la nostra attenzione sarà soprattutto su questo e il nostro coinvolgimento sarà totale in questa iniziativa. Passo la parola all'architetto per la... Ma perché noi siamo delle professioni che abbiamo assieme tante professioni e mestieri? No, perché noi siamo professioni tecniche, noi di solito abbiamo a che fare con architetti, ingegneri, geologi. Questa volta siamo con voi, però ci siamo trovati per i clinici, deformazione professionale. No, assolutamente. Allora, architetto, brevemente. Mi unisco al coro dei ringraziamenti perché sinceramente sono dovuto che ho fatto il presidente. E brevemente illustro il progetto, che in effetti è venuto fuori da tre teste: commercialisti, agronomi e avvocati. E l'intento è quello di incontrare gli imprenditori, le imprese e anche i neo imprenditori, coloro che vorranno fare impresa, individuando le tre aree principali del nostro territorio, quindi Ionio, Tirreno e Centro, e in questi incontri
dare alcune indicazioni, dare alcune informazioni su come sia corretto gestire un'impresa, sciogliere alcuni dubbi su delle problematiche di carattere generale, per esempio i rapporti di lavoro, la conduzione degli immobili, la titolarità degli immobili. Prevalentemente l'obiettivo sono gli imprenditori con un occhio di riguardo all'aspetto all'imprenditoria agricola, che ultimamente sul nostro territorio, il nostro territorio è un po', sia un po' contratta, ridotta. E certamente l'intenzione è quella di avere una platea il più ampia possibile. E il nostro ruolo non sarà soltanto quello di trasferire delle informazioni, ma anche ascoltare gli imprenditori e capire quali sono i loro i principali problemi, cercando loro di dare delle risposte, degli strumenti, facendo passare il messaggio che lavorare nel rispetto delle regole, le regole sia per quanto ci riguarda di carattere fiscale, ma non solo, sotto quel profilo, sia utile per l'imprenditore, potrebbe essere, può essere sicuramente un vantaggio competitivo nei confronti del mercato. Detto questo, l'idea è anche quella poi di lanciare un successivo step, che sarebbe quello di creare un vero e proprio osservatorio anti-usura e racket, non solo per conoscere meglio il fenomeno, capire come si è sviluppato e quanto è approfondito sul territorio, cercare anche di individuare degli strumenti nuovi, non solo già quelli già presenti ma capire se ci possono essere degli strumenti nuovi per contrastare questo fenomeno. Sicuramente un primo passaggio sarà la somministrazione di un questionario per raccogliere alcune prime informazioni, ma diciamo, sarà il primo passo per lanciare questa ulteriore iniziativa. Grazie. Grazie a voi. Bravissimo intervento, perché la cooperazione è più umana, direi Presidente e tutto il direttivo di Civitas per il lavoro e per l'opportunità che ci avete fornito. Essere di supporto in un percorso di legalità è per noi fondamentale, noi siamo avvocati, quindi ce l'abbiamo nel DNA la legalità, per cui possiamo dare il meglio di noi. Io ringrazio in modo particolare però rispetto a tutto il Consiglio il collega Vizzentino che è qui accanto a me, perché assieme a me è delegato, quindi partecipa attivamente a tutto il percorso. Che cosa dite? Continuiamo, andiamo avanti, perché è facile dire che si va a lamentarsi, criticare tutto ciò che avviene in questa città, criticare la mentalità che sicuramente va cambiata, ma se non si lavora effettivamente, mi insegna Presidente che non ne usciremo mai da quella che è la mentalità sbagliata. È un percorso di legalità che significa cultura, che significa appunto avvicinare tutti a percorsi legali, anche far comprendere che seguire le regole, seguire le norme o le leggi che dir si voglia significa riuscire a lavorare meglio, e questo è un vantaggio nostro e ovviamente dei nostri figli, che il nostro rappresentano il nostro futuro. Quindi ben venga, noi abbiamo sposato il progetto che lei ha messo in piedi in maniera con grande entusiasmo, devo dire, non ci pesa partecipare nonostante ci porti via tempo, veramente noi siamo soltanto in due, però lo abbiamo fatto davvero con entusiasmo. Mi va di ribadire e di ringraziare ancora una volta il mio collega che mi supporta e diciamo anche che mi sopporta, quindi grazie ancora a tutti quanti. Concludiamo con un intervento di uno storico su tutti, professore Costa, soltanto brevemente illustrativo del progetto vostro, diciamo. Non so chi lo vuole fare.
abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta del Presidente Gerardis, del Presidente della Civitas, per dare un particolare aspetto, un particolare taglio alla bellissima, importantissima e veramente articolata iniziativa che la Civitas quest'anno ha voluto prendere. E avete sentito quello che mi hanno preceduto, con una varietà di argomenti e soprattutto con una unicità strana di argomenti che veramente segnano un momento particolare. Noi come protagonisti di uno dei quattro progetti che sono stati elaborati, e ognuno di voi poi vi prego di enunciarli, di illustrarli. Per quanto riguarda noi, le associazioni che hanno aderito alla proposta che ci siamo permessi di fare, e cioè quella di parlare dell'accoglienza, perché Gian Battista Vico parlava dei corsi e dei corsi storici. Bene, l'accoglienza è certamente un momento storico importante. 2800 anni fa, adesso, quando a Reggio, quando sulla costa, nostra costa, sull'istmo di Calamizio, sono arrivate quelle navi greche che portavano calcidesi e messeni da queste parti, erano dei calcidesi morti di fame perché erano stati decimati dalle carestie, erano dei nobili messeni che erano stati cacciati dalla loro città perché non erano d'accordo sulla politica con la forte Sparta, e quello che molto probabilmente era già Region li ha accolti, e piano piano c'è stata una larga convivenza e alla fine una profonda integrazione. Argomenti di accoglienza, convivenza e integrazione che più attuale di così si muore. E allora la cosa è molto bella, è la grande attenzione che scuole e associazioni culturali hanno prestato a questa proposta, e che è certamente una proposta che va approfondita, una proposta che va soprattutto offerta nella maniera giusta ai giovani, perché, come è stato detto anche dalla dirigente provinciale, il grande sforzo e anche il grande incontro che ci deve essere fra noi che abbiamo ormai maturato i nostri tempi e le nuove generazioni deve essere soprattutto uno sforzo culturale. E di questo io do testimonianza al Presidente Gerardis, perché ci ha, come posso dire, ci ha indicato la strada, ed è stato facile e nello stesso tempo felice seguire questa strada che ci porterà. Vedrete, se sarete così affettuosi e nello stesso tempo così pazienti da seguire quello che gli amici assieme piano piano presenteremo, vedrete una strana coincidenza fra il passato e l'attuale. E vi ringrazio. Molto sinteticamente ho detto quali saranno le tematiche storiche, penso che senza approfondirne particolarmente ciascuno, diciamo che creeremo quattro gruppi, abbiamo già creato quattro gruppi di lavoro che stanno lavorando tematicamente su quello che dicevamo. E io ringrazio il professor Arinotta, il professore Romeo, il professore Caparelli, il professore Canini, il professore Costabile, tutti quelli che stanno lavorando con me a questo progetto. Ma a questo punto, scusatemi, non voglio omettere di indicare le protagoniste di Civitas, la sono di parte dell'organizzazione che sono qui, l'avvocato Cuppari, cioè la professoressa Scala, la professoressa Carasco, l'avvocato Carboni, loro assieme alla professoressa Carlo compongono l'organizzazione. A questo punto è giusto che anche loro vengano citate. Ringrazio tutti gli altri presidenti di ordine che sono presenti e i rappresentanti degli ordini professionali.
professionali, non li ho chiamati prima, vedo geometri per esempio rappresentati, altri organismi, altri ordini professionali che sono arrivati nel frattempo, messaggi da parte di altri ordini professionali, medici e altri, che voglio dire, per rappresentarvi la loro, come dire, partecipazione a questi eventi che ci saranno. E ringrazio tutti quanti, perché tutti quanti hanno accolto questa proposta iniziale e l'hanno fatto con entusiasmo. Io mi rendo conto che sono proposte per certi versi un po' strane quando vengono formulate, no? Perché è un modo di lavorare, oltre che un'idea diversa dal solito. Però vedo che poi, mano a mano che ci si amalgama nel linguaggio e nei metodi, cresce sempre di più l'entusiasmo. Questo, come dire, è un po' il mistero, se volete, di Civitas, ma anche, come dire, la parola d'ordine Civitas, che poi diventa davvero entusiasmo, perché poi finisce per coinvolgere sempre di più in progetti comuni. Quando si dice che l'unione fa la forza, si dice una cosa in maniera banale, un concetto però fondamentale. Ricordo che Civitas ha realizzato delle reti anche online che tengono assieme tutte le associazioni e una parte delle scuole della provincia, cioè tutte le scuole dei superiori della città e una parte delle scuole della provincia. Sicuramente la dirigente provinciale svilupperà ulteriormente questa rete, perché il nostro intendimento è quello di poter dialogare con tutti, con tutte le scuole contemporaneamente. L'anno scorso abbiamo realizzato delle iniziative anche contemporanee, come sapete, sul territorio metropolitano, sempre mettendo, coinvolgendo non soltanto il corpo docente e gli studenti, ma anche coinvolgendo istituzioni, parte delle istituzioni, le associazioni interessate in progetti comuni. Continueremo su questo percorso. L'auspicio è che si intenda nel modo più giusto questo nostro intento. Cioè, noi non vogliamo fare, torno a dire, come dire, dall'alto, calare dall'alto lezioni per nessuno, non ne saremmo probabilmente capaci, sicuramente non è questo è il nostro intendimento né il nostro spirito. Noi vogliamo che tutti i cittadini si rendano protagonisti della legalità in questa città, in questo momento storico. Ecco, l'auspicio è che tutti possano diventare propositivi. Mi fermo qui, se ci sono domande, naturalmente io sono a vostra disposizione. Altrimenti davvero grazie a tutti.